Appuntamento teatro. Di vero, stia attento, l'attrice sputa come un cammello. Non la sopporto più. Margherita. Armando. Margherita. Oh, Armando. Spartaco. Margherita. Armando. Spartaco. Eccolo. Margherita. Armando. Era ora. La vostra vista sola. Eh? La vostra vista sola. Un'intervista sola. Vi piace il gorgonzola? Vi piace il gorgonzola? Ma cosa dite, Armando? Io sono devastata dall'amore. L'amore è un perverso folletto. L'amore è diverso sul letto, eh? E provoca lutti nel cuore. E provoca rutti de core. Se si... L'espresso prende d'amici. L'espresso Fraterni e Parigi... Alberga una terza leggenda. Eh? Alberga una terza leggenda. Alberta si è persa la gente. Armando, parlate. Non sembra voi siate malata. Non sempre vi siete lavata, eh? Cazzo, sappiate che io sono un mutante. Oh sì, la mia essenza muta, come il vento. Vi adoro quando siete. Vi adoro quando siete. Così, mutante essenza. Con le mutande essenza. Armando, dite cose deliranti. Io sono un verme e solitario. Sono un verme solitario. Scusate, signor Conte. Dici Tancella. Dici Tancella. Dici Tancella. Dici Tancella. Dici Tancella. E l'ho detto, dici Tancella, sta compagna vostra. Ora cantate pure. Cosa c'è, Josephine? C'è il conte Duval che chiede udienza. Ma po' fa, c'è un equinozio, il conte Duval, so je, so me, so io. No. Come no? No. Ma Duval padre! Ma padre sì. Duval. Dopo mesi di prove buttate via. Oddio, cosa dirà la critica? Padre! Dov'è? A lui. Padre. Sappiate che io sono infermo nelle mie precisioni. Sono serio e positivo. Sono siero positivo. Basta. Evitiamo le dispute. Mi è sempre stato inviso il disputare. So bene di preciso. Con disputarvi in viso. Come sputarvi in viso. Per questa insana passione, mio figlio trascura il lavoro. I nostri terreni sono abbandonati. I nostri coloni rompono nelle nostre case. Io non permetto oltre. Che rompano i coloni. No, io questa non la dico. Vabbè. No, ma viene da ridere. Non la dico, dai. Che si dice, Rivo Brusa? Impazzito. E zia? E zia Conte. E zia Conte? Mi sacrificherò. No. Lascerò vostro figlio. Josephine. Sì. Vaffanculo. Oddio, madame, sta male. Presto, un dottore. Eccomi. Però che velocità, che asle. Dottore, sentite se il cuore pulsa. Dottore, sentite se pulsa. Ancora pulsa. Dottore, dimmi tutta la verità. Parlate a cuor nudo. Parlate a cuor nudo. Che c'è? Alla tosse. Tornar potessi indietro. Me lo misero. Armando! È morta. Esalo l'anima. Che vuol dire? More. Perdonami, Armando, se non conoscerai mai la dolcezza del mio... Quante lettere? Ma che devi dire? Amore! Amore! Sentito, babbo? Non conoscerò mai la dolcezza di Margherita. Che mi è ignota e a me ignota resterà. Che mignota e mignota resterà. È spento. Strepitosissima, qua praticamente, se non erro, era anche una parodia di Elisa di Livombrosa, forse. Sì, credo proprio. E comunque in questa scena si è visto chiaramente che Gigi Proietti faceva la parte di uno gnorri, cioè che non sapeva interagire con la persona con cui doveva. Esatto, poi in realtà veramente lui in questo film, perché poi è comunque tratta da un film, lui veramente non sapeva, nell'interpretazione non sapeva neanche una
una parola, d'altronde tutti i suggerimenti dati poi venivano puntualmente sbagliati. Esattamente. È un po' come una caricatura che fece lo stesso Massimo Troisi quando si faceva dettare da Dell'Orina le parole per dire alla fidanzata che non avevano effetto. Ecco, puntualmente. Insomma, però spero che vi siate divertiti con questa scenetta che è veramente esilarante. Beh, noi ci siamo divertiti. Noi sì, non so voi, comunque è stata una grande. Ma credo proprio di sì.